Io posso scrivere a Lorena e Annalisa. Amore, ma loro gli scrivono le persone grandi, quelle che hanno i fidanzati, che hanno problemi, che hanno problemi con l'amore. Papà, ma io c'ho i problemi, c'ho due fidanzati. Come due fidanzati? Ecco, tanto lo sapevo, io sono sempre l'ultimo a sapere le cose in questa casa. Il programma va in onda grazie al nostro sponsor. Caffè Sbroscia. Bevetelo anche voi. Vi porterà in un'altra dimensione. Caffè Sbroscia. Ci potete leggere anche il futuro. Caffè Sbroscia. Al prossimo caffè. Buonasera e benvenuti alla nostra ennesima puntata del cuore. Il cuore non mai torto. Volevo cominciare questa sera scusandomi con tutti voi per l'atteggiamento poco professionale che ho avuto l'altra volta. Vedendo la lettera di Remo Mazzolai, io sono subito corsa a casa per chiarire la cosa, e già nel tragitto pensavo, insomma, non può essere lui, non mi tornava. Ho salito di corsa le scale e ho aperto la porta e ho trovato Remo Mazzolai, davanti al camino col cane tranquillo che pensava, e io l'ho subito aggredito dicendo: ma come? Ma mi scrivi queste cose? Ma dille a me personalmente, ma perché? E lui mi ha detto: ma non ero mica io. Quindi abbiamo poi concluso che era un omonimo, quindi era Remo Mazzolai, dai che era un altro Remo Mazzolai, ma non mio marito, capito? Era un omonimo. E dunque, allora, era un omonimo. Allora io stasera approfitto per rispondere all'omonimo Remo Mazzolai non la state a guardare perché è l'omonimo Remo Mazzolai, e gli dico: allora, ora la pazienza non si compra, no? Però dice che è infinita, e allora l'hai avuta tanta finora. Usala con parzimonia e fattela durare per altri 30 anni. Che dici? Consiglio, che dico? Io dico che era... No, era l'omonimo Remo Mazzolai. Sinonimo invece che omonimo. Sì. Che consiglio? Noi non possiamo che dare consigli col cuore, tesori miei, sì, guardate qui, guardatevi, sempre più sì. Gente ci scrive. Sì. Locanda, la penitenza per piatti abbondanti e succulenti. Venite a trovarci e non ve ne pentirete, guardate che piatti abbondanti. Locanda, la penitenza. E mangerete a crepapelle. Dunque, a me invece senti un po' chi mi scrive. Allora, mi scrive Giulietta di Arcidosso, che si è innamorata di Romeo di Castel del Piano. Male. Malissimo. Male, cara, male. Male. Si parte proprio con il piede sbagliato, tesoro mio. Comunque, e ci scrive: il mi babbo non vuole, la mi mamma nemmeno. Come faremo? Dunque,
Ci vediamo di nascosto, scrive, ma sempre con la paura. Baci nascosti, abbracci nascosti. Datemi un consiglio, vi prego. Noi, cara Giulietta, non potremmo che darti un consiglio che viene dal cuore, dal cuore, tesoro mio. Sì, sì. Dunque, cara la mia Giulietta, con quanti ce n'erano proprio di Romeo ti vai a innamorare? Questi nomi a me mi ricordano una storia che non è proprio finita tanto bene, no, allora io fossi in te, cara Giulietta, te lo dico proprio spassionata e te glielo diciamo con che cosa? Col cuore! Io ti consiglierei di lasciar fa. Trova uno che si chiama in un altro modo, che ne so, Marcello, Mario, Rosario, Giovanni, Umberto, quanti ce ne so, proprio Romeo. Insomma, un altro nome. Perché ha visto? Un vorrà di niente. No. Ma io fossi in te, non rischierei, cara. Beh. E dopo questi consigli, saggi consigli dettati dal cuore, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao, ciao, col cuore. Il programma va in onda grazie al nostro sponsor. Caffè Sbroscia. Bevetelo anche voi. Vi porterà in un'altra dimensione. Caffè Sbroscia. Ci potete leggere anche il futuro. Caffè Sbroscia. Al prossimo caffè. Il cuore è un mare, mai torto, e ti ricorda il primo sospirare. Il cuore è un mare, mai torto, ti fa venire la voglia di sognare.